Buongiorno a tutti, io sono Ruben Razzante, insegno diritto della comunicazione per le imprese e i media. E chiaramente l'emergenza coronavirus ha portato in primo piano i temi della rete, che sono il focus principale del mio corso. So che si tratta dell'unico insegnamento giuridico, quindi l'obiettivo di questo corso non è quello di bombardarvi di nozioni, di codici, di leggi o altro, ma di farvi percepire l'importanza delle leggi, delle normative, della giurisprudenza, della deontologia degli operatori nelle attività che si svolgono soprattutto in rete. Siamo in una fase cruciale in cui la rete ha acquistato moltissima importanza, basti pensare allo smart working, alle lezioni a distanza che stiamo facendo anche qui in Università Cattolica. Senza la rete non potremmo fare nulla, siamo sempre connessi proprio per attingere informazioni utili e per svolgere funzioni che in questa fase non ci è dato di svolgere nelle modalità tradizionali. Pertanto occorre approfondire i temi della rete anche dal punto di vista giuridico, capire che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare, i termini di liceità di alcune condotte che poniamo in essere e quindi fare in modo di orientarci nel mondo del web con una maggiore consapevolezza. Consapevolezza appunto dei comportamenti leciti e di quelli non leciti, consapevolezza delle opportunità della rete e quindi anche dei rischi della rete, quello che appunto noi rischiamo pubblicando contenuti non vagliati e non verificati, quindi di diffusione di fake news, quello che noi rischiamo se pubblichiamo dati altrui, violazione della privacy. Quello che noi rischiamo ledendo l'onore e la reputazione di alcune persone, di terze persone, quindi la diffamazione online. Ecco, tutto questo verrà messo a fuoco durante il corso anche con l'ausilio di esperti che operano direttamente in questi settori, nel mondo delle aziende, nel mondo delle pubbliche amministrazioni e che possono farci percepire il carattere pratico delle norme di regolamento che io vi illustrerò. Quindi sarà un corso con una parte certamente di illustrazione teorica, ma poi tutto sarà calato nella realtà dell'online proprio per farvi percepire l'utilità di tutto quello che diremo. Lo scopo è proprio questo: uscendo dall'università, quindi terminato il mio corso, vorrei che aveste da soli gli strumenti per discernere i contenuti che viaggiano in rete e anche la sensibilità per sapere come comportarvi nel modo giusto per non offendere nessuno, per non violare i diritti di nessuno e per tutelare maggiormente i vostri diritti. Accanto allo strumento principale del corso, che è l'edizione del mio manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione prodotta l'anno scorso, quindi l'ottava edizione, ci sarà una pagina Facebook Razzante Ruben diritto dell'informazione dedicata anche ai temi che sviluppiamo durante il corso e soprattutto ci sarà la possibilità di collaborare con il mio portale www.dirittodellinformazione.it dove pubblico quotidianamente non solo io ma anche membri del comitato scientifico che fanno parte appunto del comitato scientifico del portale, contenuti sui temi del corso e la possibilità anche da parte vostra di produrre dei contenuti. Quindi anche sul portale www.dirittodellinformazione.it troverete materiali utili per la preparazione dell'esame e quindi per seguire in modo più efficace il corso di diritto della comunicazione per le imprese e i media.